Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Alleluia, 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 oh, alleluia, 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 oh, 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 alleluia, 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 oh, alleluia. Ben ritrovati nel Vangelo della Gioia, la preparazione delle letture domenicali di questa 19ª domenica del tempo ordinario, dove si conclude, per tre domeniche ci ha tenuto compagnia, il capitolo 6, questo grande discorso eucaristico del Vangelo secondo Giovanni, dove Gesù, dopo aver moltiplicato quei 5 pani e 2 pesci, tre domeniche fa, poi domenica scorsa, quella discorso della che cosa dobbiamo fare, la prima opera è credere in Cristo, la prima opera da fare, e Gesù conclude con questa affermazione: io sono il pane disceso dal cielo. E qui c'è la mormorazione, è un verbo che ricorre nell'Antico Testamento spesso durante l'Esodo, quando c'è questa tentazione di dire: ma Mosè, ma perché ci hai portato qui? Perché insomma alla fine stavamo bene, qui c'è caldo, non c'è il cibo, le famose cipolle d'Egitto, dove si invidiano, questa nostalgia grande. Ebbene, quante volte il rischio anche per noi di mormorare nei confronti dei fratelli, mormorare nei confronti di Dio, mormorare della nostra vita. Com'è importante invece è accogliere giorno per giorno la vita come una grande grazia che non ci spetta. Ricordo qualche giorno fa questo nonnino ultra novantenne che mi ha detto proprio: Don Massimo, ogni giorno una grazia, ogni giorno una grazia. È bello, ecco, se ciascuno di noi potesse vivere proprio questo atteggiamento senza mormorare troppo. E la mormorazione poi è accompagnata dal ragionamento: non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Ma noi conosciamo il padre, la madre, come può dire sono disceso dal cielo? Ecco, secondo gli antichi il Messia doveva discendere dal cielo, non si conosceva. Loro presumono di sapere il padre, ma in realtà non lo conoscono. Ecco ancora l'ironia giovannea,
si presume di sapere, ma in realtà non lo conoscono. E Gesù che dice: non mormorate tra voi, nessuno può venire a me se non l'attiri il Padre. E questo è un pochettino gioco tra la fede che dona di Dio, ma c'è anche la nostra libera risposta. Uno può accogliere la proposta oppure rifiutarla. Nell'amore non ci può essere costrizione. E dice: chiunque ha ascoltato il Padre e imparato lui, viene a me. E Gesù mette l'ascolto del Padre come un segno della sequela nei suoi confronti. Poi un'affermazione molto bella: in verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. E ci viene in mente dire chi crede avrà. No, Gesù usa un presente: chi crede ha la vita eterna, già ora ha la vita eterna. E poi Gesù ritorna, come un po' un elisse, nell'affermazione vista già domenica scorsa: io sono il pane della vita. E fa questo parallelo con la manna nel deserto di Mosè. Dice: i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Era un pane che sostentava per la giornata. Questo, dice Gesù, è il pane che discende dal cielo, perché chi non mangia non muoia. E cosa vuol dire mangiare del Signore? Vuol dire fare posto alla sua vita in noi. Ricordate San Paolo che dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. San Giovanni Paolo II, in una bellissima omelia al termine della Santa Messa di Tor Vergata nell'agosto del 2000, ebbe una parola appunto bellissima dicendo: ecco, l'Eucaristia ci dà la forza di vivere come Gesù, di amare come Lui ama, di guardare i fratelli come Lui ama i fratelli. È bellissimo, l'Eucaristia che ci fa vivere come Gesù. Io dice: sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ecco questa vita eterna che già inizia ora, ora nel momento in cui io amo, nel momento in cui io perdono. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Questa settimana ricordiamo con affetto San Massimiliano Kolbe, lui che era un frate francescano conventuale, si chiamava Raimondo. E lui che da piccolo ebbe questa visione di Gesù che aveva due corone, una corona rossa e una corona bianca. E dice: quale scegli? E dice: ma perché devo scegliere? Le prendo tutte e due. Era la corona della purezza e la corona del martirio. E lui che ha questa intuizione, il poter costruire una città, lui innamorato di Maria, della Madonna, in Polonia, dedicata appunto a Maria, dove si proponeva un modo nuovo di vivere, con un'attenzione grandissima alla condivisione per i piccoli e i poveri. E lui, quando viene arrestato in quanto appunto padre, prete, sacerdote cattolico, va ad Auschwitz, e quella notte fuggì un prigioniero e ci fu il rastrellamento di 10 persone per la condanna a morte. E un papà si mise a piangere, dice: io ho dei figli così. E lui, San Massimiliano, fece un passo avanti e dice: prendo io il suo posto. I capo non pensavano a guardare, dice: ma questo è pazzo, no? Lui prese il suo posto in un ambiente come i lager, dove purtroppo fratelli vendettero fratelli, i padri vendettero i figli pur di sopravvivere. Un uomo ha acceso una piccola luce, perché è andato da Auschwitz e ha visitato la cella dove è morto San Massimiliano. C'è questo piccolo cera, questo piccolo cerino che illumina il buio. Ecco questo gesto di grande generosità. Gesù ha dato la forza a San Massimiliano di dar la vita al posto di questo papà. Quando fu beatificato, questo papà era presente, ancora vivo, invece quando è stato dichiarato santo era già morto. Ebbene, San Massimiliano, che non morì subito
la condanna a morte era farli morire di fame piano piano, lui ha rincuorato e ha dato la forza a tutti, pian piano, li ha accompagnati. Lui è stato l'ultimo a morire, ma non è morto per conto suo, ma a un certo punto gli hanno fatto un'iniezione di acido fenico. È bello la guardia, il dottore, che poi sembra anche essersi convertito, rimase stupito che quando lo vide con l'iniezione ha posto il braccio. Ecco, San Massimiliano ha fatto della sua vita proprio un'offerta totale. Ecco, diamo proprio al Signore questo, di fare la nostra vita con la forza di Cristo, pane vivo, un'offerta per i nostri fratelli, per la loro felicità. Gesù si fa pane di vita per donarci la vita eterna, che già inizia ora, ogni volta che condivido, ogni volta che amo, gratuitamente, come San Massimiliano ci ha insegnato. Grazie e buona settimana a tutti.